Presentiamo oggi il rapporto, il secondo rapporto annuale di CREFIS, il Centro Ricerche Economiche sulle filiere suinicole, un centro di ricerca dell'Università Cattolica di Piacenza e Cremona, presenta agli operatori del settore. In questo rapporto, che dà uno sguardo complessivo all'evoluzione delle filiere suinicole, abbiamo ricapitolato i fatti salienti e i cambiamenti che sono occorsi nell'ultimo periodo, in particolare nel 2010 e in questo primo scorcio del 2011. Quali punti chiave di questo rapporto e della situazione delle filiere? Sicuramente ci sono alcuni dati strutturali che non possiamo dimenticare. Le filiere suinicole sono fortemente concentrate attorno alla produzione del suino pesante, quindi del suino tipicamente italiano, che è quello che ha portato a peso vivo superiore ai 160 kg. Questa è una anomalia positiva ovviamente italiana nel contesto mondiale. Un'anomalia che si spiega ovviamente per la necessità di produrre i nostri prosciutti DOP, che sono anche l'altro elemento fondamentale per la qualificazione di questa suinicoltura. Questo legame forte tra suino pesante, un'unicità al mondo, e prosciutti DOP è un elemento di grande forza, di grande identificazione del prodotto nazionale, ma anche un momento di difficoltà. Perché nel corso del 2010, a seguito anche di un anno 2009 particolarmente complesso e difficile, lo squilibrio che si era generato tra offerta, tra disponibilità di prodotto e consumi, opportunità di commercializzazione, aveva creato delle difficoltà notevoli in termini di prezzi di vendita di prodotti, che si trattasse di suini o che si trattasse degli stessi prosciutti DOP, e anche quindi di redditività. Peraltro la redditività è a livello di allevamento, la redditività che noi abbiamo misurato con un indicatore sintetico, un indice di redditività dell'allevamento, è peggiorata nell'arco dello scorso anno, in particolare nella seconda parte dell'anno, quando i prezzi delle materie prime agricole utilizzate come componenti dei mangimi sono aumentati significativamente. Allora, tutto questo si tradotto in una redditività fortemente ridotta per la suinicoltura, siamo ai livelli più bassi degli ultimi anni, ma a fronte di questo dobbiamo sottolineare il fatto che anche l'attività di macellazione, che pure noi abbiamo misurato nel senso della redditività, ha subito delle difficoltà di non poco conto. Infatti, nonostante questo calo dei prezzi, questi prezzi bassi dei prodotti, dei suini vivi, i prezzi dei prodotti finali hanno comunque tenuto un andamento piuttosto sfavorevole. Quindi in realtà è tutta la filiera che è entrata in crisi, una crisi da eccesso di produzione rispetto alle possibilità di valorizzazione sui mercati. Questo può apparire strano se confrontato con un dato che comunque resta importante e positivo, cioè il fatto che i consumi di carne suina e di salumi sono aumentati in Italia nello scorso anno. A livello nazionale la media è di 12,9 kg pro capite per quanto riguarda le carni fresche di suino, mentre è di 18,8 kg la media di consumo pro capite annuo di salumi. Come mai allora un aumento dei consumi particolarmente importante per un settore che comunque risente della crisi economica? Come mai l'aumento dei consumi non ha riuscito a trainare, a determinare lo sviluppo del settore? Il tema è che i consumi si sono sviluppati ma su prodotti di fascia qualitativa medio-bassa, quindi di prezzo medio-basso, questo sul mercato nazionale. Il dato che invece è positivo, che ha contribuito a rendere meno pesante la situazione, è stato il forte aumento delle esportazioni. Le esportazioni di salumi, di carni lavorate, sono cresciute nel corso del 2010 di quasi il 14% in termini di quantità e di 13,4% in termini di valore. Quindi un aumento molto forte che fa ben sperare anche come prospettiva per quest'anno. Quindi gli elementi cruciali che così ho provato a sintetizzare ci fanno dire che da un lato abbiamo un sistema produttivo forte e efficiente, ma che fa fatica a coordinarsi tempestivamente, anche dati i tempi di allevamento, con le opportunità di mercato. Dall'altro ci sono delle prospettive positive sui prodotti di qualità sui mercati esteri. L'aspetto cruciale è appunto quello del controllo dell'offerta. I segnali che comunque sono stati dati lo scorso anno, anche le analisi forse che abbiamo contribuito a mettere a disposizione degli operatori anche con il nostro sito internet, forse sono nell'insieme servite per far sì che gli operatori riducessero
sia pure in misura limitata, le quantità prodotte, e quindi arrivassero all'inizio del 2011 con una offerta in leggera riduzione, e questo sta determinando effetti positivi almeno a livello di allevamento. Quindi vediamo un riequilibrio dei mercati e prezzi più alti per i suini vivi, che sono quelli che abbiamo visto nell'arco di questo anno 2011. Quindi diciamo la criticità del 2010 è stata in parte risolta grazie a questo adeguamento dall'inizio del 2011. Restano criticità forti nell'ambito della macellazione, rispetto alle quali pure ci sono dei segnali positivi, nel senso di una migliore valorizzazione, un migliore equilibrio, soprattutto nel senso delle produzioni di prosciutti DOP.